Riprendendo il risultato finale della lezione precedente, abbiamo fatto vedere che devono esistere funzioni non calcolabili e lo abbiamo fatto vedere facendo vedere che le funzioni da n in 0,1 sono troppe. Hanno in particolare precisamente una cardinalità che è pari a quella dei numeri reali, che è superiore alla cardinalità dei naturali. E la quantità di programmi che possiamo scrivere è sì infinita, ma è tanto infinita quanto i naturali. In altre parole, la dimostrazione che abbiamo fornito è perfettamente corretta, ma è anche insoddisfacente. Non ci fornisce alcun esempio di funzione che non possa essere calcolata. Il primo passo che noi vogliamo compiere è mostrare una funzione incalcolabile. L'esempio che usiamo è molto noto e si chiama il problema dell'arresto. Dato un programma e un input, ci chiediamo se sia possibile determinare in qualsiasi caso, per un generico programma e per un generico input, se tale programma termina quando computa su tale input. Fissiamo una enumerazione delle funzioni calcolabili, ovvero una famiglia f con i appartenente ad n, tale per cui ogni funzione calcolabile compare da qualche parte in questa enumerazione e nessuna funzione non calcolabile compare in questa enumerazione. Questa assunzione è assolutamente ragionevole, ad esempio usando delle funzioni di codifica simili a quelle che abbiamo dato per codificare il linguaggio dell'aritmetica. Consideriamo la funzione h a due argomenti definita come nella slide. H di i di x è uguale a 1 se la funzione f con i applicata ad x termina ed è uguale a 0 altrimenti. In altre parole, la funzione h vuole computare il valore del iesimo programma sull'input x e ci dice 1 se questa computazione termina e ci dice 0 altrimenti, quindi se la computazione non termina. Sia f una funzione dalle coppie dei naturali nei naturali che sia calcolabile e totale, ovvero definita per ogni input. Definiamo g con i come la funzione parziale che vale 0 se e solamente se f applicato alla coppia i, è uguale a 0. Altrimenti g con i è indefinita. In primo luogo notiamo che la funzione parziale g è evidentemente calcolabile. Noi per ipotesi sappiamo che f è calcolabile, la calcoliamo sull'input i, e vediamo il risultato. Se il risultato è 0, ritorniamo a 0, altrimenti ci mettiamo in un loop infinito. Naturalmente, visto che g è calcolabile, deve comparire da qualche parte nella nostra enumerazione di tutte le funzioni calcolabili. In particolare, noi assegniamo il nome e all'indice della funzione f con e che sia pari a g. Consideriamo il valore f applicato alla coppia e. Se questo valore è 0, allora g con e è uguale a 0, in quanto g con e è definito come 0 se f e è uguale a 0, oppure è indefinita in caso contrario. Ma tuttavia notiamo che g di e è anche, per come abbiamo scelto il particolare valore e, pari a f di e di e. Quindi f di e è uguale a 0. Questo significa in particolare che la funzione h, che prende come argomenti e,
valuta 1, in quanto la funzione f di e calcolata sull'input e ha un valore, pertanto termina, e quindi h di e di e vale 1. Se f di e di e, che è una funzione totale, ha un valore che è diverso da 0, allora g di e è indefinita. Di conseguenza f di e è indefinita, pertanto non termina mai. Di conseguenza f di e è uguale a 0. Supponiamo, per assurdo, che h sia calcolabile. Per come è definita, h è definita su ogni coppia di input, quindi deve essere totale. Noi scegliamo come particolare funzione f, nella costruzione precedente, esattamente h. Quindi, in base a quello che abbiamo appena derivato, deve essere che h di e è uguale a 1 se e solamente se h di e è uguale a 0. E questo costituisce chiaramente una contraddizione. Pertanto l'ipotesi che h sia calcolabile è insostenibile, da cui segue che h non è calcolabile ed è un esempio concreto di funzione non calcolabile. Esiste un legame diretto tra la nozione di essere incalcolabile e la nozione di essere incompleto per una teoria. Infatti possiamo dimostrare una versione più debole del teorema di incompletezza. Questo teorema ha il seguente enunciato: non esiste una assiomatizzazione effettiva della teoria dei numeri naturale che sia contemporaneamente corretta e completa. Per assiomatizzazione effettiva intendiamo un insieme di assiomi il quale costituisce un insieme ricorsivo, ovvero un insieme la cui funzione caratteristica sia calcolabile e anche necessariamente totale. Per dimostrare questo teorema prendiamo una enumerazione effettiva fi con i di tutte e sole le funzioni calcolabili. Per enumerazione effettiva intendiamo una enumerazione in cui l'indice della iesima funzione ci permette possa davvero essere calcolato, ovvero se noi abbiamo il numero i in input possiamo davvero estrarre attraverso una procedura calcolabile la funzione fi con i. In particolare, questo implica che possiamo rappresentare la relazione fi con i di x uguale y mediante una formula che chiameremo f in xy. Per dimostrare il teorema procediamo per assurdo e presupponiamo che vi sia un'assiomatizzazione effettiva come nell'enunciato. Quindi, in particolare, esiste per la rappresentabilità degli insiemi ricorsivi una formula I con n che enumeri tutte e sole le formule vere nella teoria. Consideriamo la formula esiste un y tale per cui f i xy. Questa formula è chiaramente valida se e solamente se fi con i di x è definita, ovvero se il programma fi con i termina su input x. Quindi possiamo calcolare il più piccolo valore n tale per cui o esiste y f xy compare nell'enumerazione data da e, quindi tale per cui e con n è uguale a questa formula, oppure e con n è uguale alla negazione di questa formula. In altre parole, questa formula da qualche parte deve comparire nella numerazione oppure la sua negazione deve comparire nelle enumerazioni e chiaramente ci sarà una prima.
poiché l'assiomatizzazione è per ipotesi corretta, questa computazione definisce una funzione calcolabile g che, dati i e x, ritorna l'indice della formula che decide se φ con i di x termina. D'altro canto, poiché l'assiomatizzazione è completa, questa funzione è anche totale. Questo significa che esiste una funzione computabile totale che risolve il problema dell'arresto, contraddicendo il risultato con cui abbiamo aperto questa lezione. Di conseguenza, la nostra ipotesi che una somatizzazione effettiva esista è impossibile da sostenere. Pertanto, tale assiomatizzazione non può esistere provando il teorema. Una critica perfettamente ragionevole al primo teorema di incompletezza di Gödel è che, per quanto esso sia esatto, quello che mostra è una formula che è vera nel modello standard dell'aritmetica, ma indimostrabile. In particolare, l'enunciato G alla fine dice: io non sono dimostrabile, e proprio per questo è anche vero nel modello standard naturale. Tuttavia è assolutamente evidente che questa formula è in un certo senso artificiale. Essa non illustra una proprietà matematica genuina oppure una proprietà attinente al dominio dell'aritmetica, ma è la codifica di un principio logico. Essa esula dal dominio proprio della teoria in cui è situata. Questo vuol dire che all'attuale stadio di conoscenza in questo corso, la questione se esista una proprietà matematicamente significativa nel proprio dominio, che sia anche indimostrabile e vera, è ancora aperta. Per concludere questo corso, vogliamo mostrare due proprietà con queste caratteristiche, cioè essere contemporaneamente vere ma indimostrabili nell'aritmetica, le quali hanno sia rilevanza matematica che applicazioni concrete. Il primo risultato di questo genere è un teorema dovuto a Kruskal. Il suo enunciato è: esiste un numero naturale n tale che, se T1, Tn è una sequenza finita di alberi dove k ha k più n vertici, allora per qualche i minore di j esiste una mappa iniettiva f da T con i a T con j tra i vertici che preserva i percorsi. In altre parole, esiste una mappa la quale permette di immergere l'albero T con i dentro l'albero T con j. Dimostrare che il teorema di Kruskal non solo è vero, ma non possa essere dimostrato nell'aritmetica di Peano, richiede un approccio matematico molto più sofisticato di quanto siamo in grado di presentare in questo corso. In sintesi, ogni funzione che si può dimostrare esistere nell'aritmetica di Peano ha una velocità di crescita che non può superare un certo limite, alquanto elevato, però comunque un limite esiste. Quello che si può far vedere è che la funzione che calcola n come nell'enunciato supera abbondantemente questo limite e pertanto il teorema non può essere dimostrato nell'aritmetica di Peano. Dal punto di vista prettamente matematico, il teorema di Kruskal gioca un ruolo importante nell'algebra dei cosiddetti quasi ordini, un argomento che, tra il resto, ha mostrato una notevole rilevanza nella dimostrazione di terminazioni di algoritmi davvero sofisticati. Questo fatto rende il teorema di Kruskal significativo in ambito matematico e quindi risponde alla questione se esistano proprietà naturali che siano indimostrabili all'interno dell'aritmetica di Peano.
è conveniente fornire qualche dettaglio in più. Un quasiordine è una struttura formata da un insieme O e da una relazione binaria su O che sia contemporaneamente riflessiva e transitiva. Quindi un quasiordine è, come il nome suggerisce, quasi un ordine, manca della proprietà antisimmetrica. Un buon quasiordine è un quasiordine che abbia due caratteristiche aggiuntive. La prima caratteristica è che ogni catena discendente propria è finita. Una catena discendente propria è una catena in cui tutti gli elementi sono tra loro ordinati e precisamente ogni elemento successivo all'elemento j-esimo, quindi ogni elemento il cui indice i sia maggiore di j, è tale per cui e di i è minore di e con j. La seconda caratteristica è che ogni anticatena è finita. Una anticatena è un sottoinsieme dell'ordine tale per cui se due elementi nell'anticatena sono distinti, allora sono incomparabili. A non è minore o uguale a B e B non è minore o uguale ad A. L'importanza dei buoni quasiordini deriva dal fatto che è possibile generalizzare il teorema di Kruskal così come l'abbiamo enunciato in una forma più appetibile e matematicamente più sensata all'interno della teoria dei grafi. L'insieme degli alberi finiti con la relazione di immersione forma un buon quasiordine. La relazione di immersione è naturale e può essere immaginata come quello che ci aspettiamo. Un albero T è minore o uguale ad un albero S, cioè T può essere immerso in S se e solo se esiste una funzione iniettiva dai nodi di T ai nodi di S, ovvero ad ogni nodo di T corrisponde un nodo nell'albero S, in modo tale che i percorsi di T siano mappati in percorsi di S, ovvero se c'è un ramo da A a B in T, allora esiste un ramo da F di A a F di B in S. La relazione di immersione tra alberi può essere generalizzata in un certo senso ai grafi. Precisamente, prendiamo due grafi G ed H che siano finiti e non diretti, ovvero i cui archi non siano frecce, ma siano percorribili in entrambe le direzioni. Allora diciamo che H è un minore di G se e solamente se esiste una relazione di equivalenza tra i nodi di G e una funzione iniettiva dai nodi di H ai nodi di G, tali per cui se due nodi A e B sono equivalenti, allora esiste un percorso da A a B. Se esiste l'arco AB in H, allora esistono due nodi C e D nel grafo G, tali per cui F di A è equivalente a C, F di B è equivalente a D e CD è un arco in G. L'idea della relazione di minore, al di là della complessità tecnica della definizione, significa che noi possiamo semplicemente partizionare i nodi di G in sottoinsiemi connessi e possiamo prendere in considerazione il grafo quoziente, i cui nodi siano esattamente questi sottoinsiemi e i cui archi siano gli archi tra nodi di sottoinsiemi differenti. Allora H è un minore di G se H è un sottografo del grafo quoziente. Una applicazione molto naturale della nozione di minore si riscontra nelle reti di telecomunicazione.
per trasportare un'informazione da un nodo ad un altro serve calcolare un percorso che connette due nodi. In una rete enorme, pensiamo ad Internet, è verosimile che nessun nodo contenga la mappa di tutta la rete, appunto perché la rete è enorme. Ma soltanto una sottoparte della mappa globale che riassuma un pezzo di tutta la rete. La relazione di equivalenza, nella definizione di minore, modella il fatto che una sottorete viene riassunta in un solo nodo, mentre il grafo quoziente modella la rete complessiva in cui le sottoreti locali siano considerate come nodi. In questo contesto, quindi, la relazione di minore modella il fatto che la mappa della sottoparte sia coerente con la mappa globale, una proprietà che ovviamente è altamente desiderabile se vogliamo instradare i dati in modo corretto. Uno dei più importanti teoremi della teoria dei grafi afferma che l'insieme dei grafi finiti non diretti assieme alla relazione di minore tra grafi forma un buon quasi ordine. Questo teorema, la cui dimostrazione è uno dei grandi risultati della matematica del XX secolo, è evidentemente non dimostrabile nell'aritmetica di Peano, in quanto permette di derivare direttamente il teorema di Kruskal. Anche la sua enorme importanza all'interno della teoria dei grafi ci permette di dire che questo teorema è quindi un esempio concreto, estremamente rilevante, di un risultato matematicamente significativo che ha applicazioni in matematica e al di fuori della matematica e che tuttavia, pur essendo vero nella teoria di riferimento, non è dimostrabile nell'aritmetica di Peano. Tra i molti sottoprodotti della dimostrazione del teorema dei minori di grafi vi è anche un importante algoritmo polinomiale per calcolare se un grafo è un minore di un altro. Nei più recenti sviluppi nelle applicazioni di telecomunicazioni, questo algoritmo è implementato a livello macchina per garantire il corretto instradamento dei dati.